Buonasera, siamo qui da Milano Portorti, una voce storica nel nostro doppiaggio. Vogliamo cominciare con ricordare un personaggio che ha significato tanto per molti ragazzini diversi anni fa, che è durato per 10 anni buoni, Lex Luthor di Smallville. Sì. Beh, che dire, è stato un personaggio che ho amato tantissimo, e per il quale, a parte il fatto che essendo io un nerd, quindi essendo un appassionato di fumetti, cartoni, giochi di ruolo, supereroi, quindi avendo passato anni e anni a leggere Marvel, DC, anime di vario tipo, insomma, quindi ero comunque un appassionato della storia, in qualche modo dei personaggi. In più, Lex Luthor è un cattivo, uno dei più bei cattivi che siano mai stati pensati, e i cattivi sono sempre affascinanti, sia da vedere che da interpretare. L'attore era molto bravo, Michael Rosenbaum, l'ho anche ridoppiato qualche altra volta, ma soprattutto lì. E poi, anche vocalmente, per me è stata una bella palestra, perché Rosenbaum ha una voce bassissima, bassissima, all'età mia più o meno, forse un anno di meno o di più, insomma, più o meno all'età mia. Però, e lì era molto giovane, ovviamente, quando ha cominciato a fare Smallville. Però aveva una voce proprio bassissima, con una tonalità davvero quasi cavernosa, che io non ho. Che la mia era una voce molto più, insomma, con un registro molto più alto rispetto alla sua. Quindi mi sono dovuto da subito mettere buona lena a faticare, a lavorare, a spingere sul diaframma, aprire, abbassare la nota, cercando però di non perdere colore, insomma, quindi fare tutta una roba di questo genere qui, che fisicamente è stato faticoso, però anche particolarmente stimolante. E poi, insomma, ha avuto un grandissimo successo sia la serie che poi anche il nostro doppiaggio, che è piaciuto moltissimo, quindi rimane un personaggio che io mi porto dentro con un grande affetto e con un grande debito di riconoscenza, poi alla fine, perché per quanto riguarda la mia carriera nel doppiaggio, in doppiaggio mi ha dato moltissimo, Smallville e Lex Luthor nello specifico. In più, una curiosità, mio padre ha doppiato Lex Luthor in una sequenza di cartoni animati che sono stati fatti su Superman, e quindi in qualche modo è come se mi fossi ritrovato a confrontarmi con un personaggio che già mio padre aveva affrontato e gestito in una maniera completamente diversa dalla mia, quindi è stato anche un paragone per me interessante da questo punto di vista su cui lavorare. Visto che hai nominato l'animazione, partiamo prima da quella giapponese. Tu sei stato anche due volte, almeno due volte, voce dei film di Miyazaki. Cosa ci puoi raccontare di queste due esperienze, anche a chi non conosce i tuoi personaggi nei film di Miyazaki? Beh, sono state esperienze meravigliose, ma per quanto mi riguarda, perché io da spettatore sono riconoscente all'universo in quanto ha prodotto Miyazaki, che secondo me rimane uno dei più grandi artisti, uno dei più grandi poeti, oltre che uno dei più grandi disegnatori, animatori che ci siano stati, ma insomma, non è un caso che Miyazaki venga paragonato a Kurosawa nella sua terra, insomma, perché effettivamente ha una capacità di approfondimento, di sguardo nei confronti della realtà stessa, delle dinamiche, del tessuto che c'è dietro ai rapporti tra persone, di sentimenti o comunque le dinamiche che sottostanno alla vita stessa, che io ho sempre adorato tutti i suoi film da quando ero molto piccolo, sia le serie che invece i film veri e propri di animazione che ha fatto. Quindi quando ho avuto la fortuna di vincere il provino, ero piuttosto giovane per doppiare La città incantata, Aku, ho adorato il film, ho trovato meraviglioso, il personaggio era stupendo, quindi molto onirico, molto fantastico, nella sua cifra quella più vicina al fantasy per certi versi, sempre suo però, sempre con le sue caratteristiche. E lì mi sono divertito tantissimo. Poi ho doppiato invece molti anni dopo, non tanto tempo fa, ho doppiato anni dopo, non molto tempo fa, Si alza il vento, che è l'ultimo film di Miyazaki, da quello che mi ricordo, l'ultimo anche proprio dichiaratamente, cioè lui non avrebbe fatti gli altri. Dopo lo studio sì, sarebbe andato avanti, ma lui no. Studio Ghibli avrebbe Se ti continuato. correggo, che ha annunciato un nuovo film, Ah, ecco, vedi, appunto. ha annunciato al ritiro. Beh, sembrava, infatti, mai credere fino in fondo, che un artista poi ha sempre bisogno di continuare a fare quello che lo tiene in vita, cioè produrre arte, vivere arte. Però, insomma, sembrava fosse sarebbe stato l'ultimo, ed è un film completamente diverso.
Ma rispetto a quasi tutti i suoi film precedenti, effettivamente, ha molto poco di fantastico, c'è, perché c'è un piano doppio di narrazione tra quello onirico e quello reale, però è molto più legato a una storia vera, materiale, tangibile. Il personaggio protagonista è particolarmente strano, perché sembra quasi non trasmettere emozioni, è molto freddo. Tra l'altro, in originale la voce gliela dava il regista è autore di Evangelion, che insomma non è un attore, quindi non è uno che sa parlare o sa recitare. Aveva un tono di voce molto particolare, quindi è stata un'esperienza completamente diversa e ho amato moltissimo anche quella. Allora, dal Giappone alla Disney, come si passa da Il pianeta del tesoro a Coco? Beh, prima di tutto si passa attendendo, penso, almeno 15 Non anni, parlo, eh. o qualcosa del genere, circa 15 anni, mi sembra. E perché quando ho doppiato Il pianeta del tesoro, insomma, non è che fossi proprio agli inizi inizi, ma se non mi ricordo male, fu il primo protagonista di un cartone animato che ho doppiato, quello. Ed è stato, quindi, avevo un bagaglio di esperienza diverso rispetto a quello che ho adesso, di vissuto e anche tecnico, come professionista, come doppiatore, però mi sono divertito tantissimo. Ho faticato di più per tanti versi, ho imparato di più per altri, ma è stato molto bello. Il cartone è molto, io lo trovo molto, molto ben fatto. È un bel riadattamento dell'Isola del Tesoro di Stevenson. E Coco, beh, Coco è per tanti versi un regalo che mi è arrivato. Quello è un film che io personalmente trovo forse il più bello che ha prodotto la Disney, la Pixar negli ultimi 10 anni più o meno. Lo trovo veramente un film molto più che riuscito. Tocca delle corde in una maniera onesta, vera, non ragionata, non furba, universali. Che infatti è un film che chiunque sento, me per primo, mi racconta che ha pianto tantissimo, che proprio si è commosso, che l'ha adorato, che l'ha sconvolto emotivamente, come è successo a me. Io pianto mentre lo doppiavo, pianto quando l'ho rivisto, pianto, mi viene da piangere quando ci penso, cioè, ma in maniera bella ovviamente, perché poi rimane comunque una favola che finisce bene, come è giusto che sia. E trovo che quindi aver vinto il provino per doppiare lui sia stato una grande fortuna per me, perché mi sono divertito tantissimo. In più ho dovuto cantare. Io non sono un cantante, ho studiato, ho fatto 13 anni di pianoforte, ho studiato anche armonia e canto, ma non sono assolutamente un cantante, non lo faccio quasi mai. Quindi per me è stata una bella sfida questa, anche grazie a Maestro Brancucci, a Virginia Brancucci, insomma, abbiamo lavorato tantissimo e anche lì mi sono divertito tanto, mi sono messo alla prova, mi sono messo in gioco, e quello che è venuto fuori, secondo me, è stato particolarmente emozionante. Per me, in primo luogo, e poi anche per il risultato finale, per chi l'ha visto, quindi sono doppiamente soddisfatto. Ok, chiudiamo con questa l'ultima cosa. Dalle lacrime di gioia a quelle di paura. It! Beh, quello, quando Fabrizio Pucci mi ha chiamato per dirmi: senti, io devo doppiare, devo dirigere il doppiaggio di It, dico: ah, ma dai, il remake di It, sì, tu sei lui. Che senso? Se provino, sei, no, 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 sei tu. Non mi sembrava vero, perché io da, ripeto, nerd, appassionato di generi vari, sono anche un fanatico dell'horror, dello splatter, insomma, l'ho seguito dai primordi quando ero ragazzo e bisogna andare a cercare le riviste gore o splatter come se fossero droga pesante, perché mi guardavano male appena ti vedevano con un giornalino del genere in mano. E It, nello specifico, ho adorato il libro, trovo sia uno dei più belli, insieme all'Ombra dello Scorpione, secondo me, di Stephen King. Mi ricordavo molto bene il film per la televisione in due puntate che c'era stato negli anni 90, che benché non mi avesse veramente terrorizzato, soprattutto la seconda parte la trovai malfatta e assolutamente non evocativa, però insomma c'era Tim Curry che faceva Pennywise, che è un attore pazzesco, e lui era particolarmente inquietante. Insomma, diciamo che It, nella sua identità più allargata, è sempre stato, rimane un mattone importante nella mia costruzione personale. Sapere di poter dare voce a questa riedizione, che tra l'altro secondo me è una buona riedizione, molto più in linea con i tempi moderni, quindi molto più rapida, molto più veloce, però l'ho trovata anche più rispettosa del libro per alcuni versi, mi ha divertito.
Mi sono divertito parecchio, anche lì facendo un bel lavoro vocale, perché Skarsgård ha fatto una performance pazzesca, ha fatto un lavoro pazzesco, insomma è stato bravissimo. E mi sono divertito moltissimo a cercare di andargli dietro, perché mi aveva battuto una strada pazzesca davanti, molto stimolante, quindi è stato un'altra piccola grande soddisfazione per quanto mi riguarda. Bene, ringraziamo Emiliano Portorti per queste Grazie a belle voi. memorie e alla prossima! Ciao.